Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Bentrovati sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è sabato 26 ottobre, domani domenica 27 ottobre nell'arcidiocesi di Chieti Vasto sarà celebrata la memoria di San Pompilio Pirrotti, sacerdote, mentre nella diocesi dell'Aquila sarà celebrato l'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale e nella diocesi del Trivento sarà celebrata la commemorazione dei vescovi e sacerdoti defunti della diocesi. Veniamo alle notizie del giorno. A causa dei tagli imposti dalla Spending Review, cioè dalla revisione della spesa, il concorso per l'ufficio stampa alla Regione Abruzzo non si farà più. Lo ha deciso il presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano. Tagliata anche la posizione dirigenziale che bisognava coprire, segno evidente che il concorso non rispunterà a breve. Verrà tagliata la posizione dirigenziale presso il servizio tecnico. A questi tagli seguirà anche quello del dirigente di servizio affari assembleari. È stato consegnato ieri negli uffici dell'ENAC, che è l'ente nazionale di aviazione civile, il certificato di apertura al traffico commerciale dell'aeroporto dei parchi Giuliana Tamburro di L'Aquila. Alla presenza dell'ingegner Cardi e dell'ingegner Veccia, l'amministratore unico della società di gestione che si chiama Xpress, Giuseppe Musarella, ha ricevuto il certificato. Siamo felici di poter chiudere positivamente un percorso iniziato più di un anno fa, ha dichiarato Musarella. Polizia Municipale di Chieti, premiata a Firenze durante la 30ª edizione dell'Assemblea ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il premio è stato assegnato in base alle valutazioni di una commissione speciale che ha designato Chieti assieme a Torino, Trieste e Napoli, città vincitrice della sezione Miglior Operazione, che nel caso del capoluogo teatino è consistita nel blitz e quindi nella successiva scoperta nella zona industriale di Chieti di un opificio in precarie condizioni igienico-sanitarie, dove abitavano e lavoravano molti lavoratori in nero di etnia asiatica. Al via lunedì 28 ottobre i lavori di sistemazione della centralissima via Pianella a Chieti, nel tratto che va dall'incrocio di via Porta Napoli fino a quello con via Nicoletto Vernia. Il tratto di strada, fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Colantonio, sarà chiuso al traffico nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre, con la sola eccezione dei residenti cui rimane consentito il transito. Il Comune ha avvisato le scuole della zona e le società di trasporto pubblico. Scatta oggi a Pescara il terzo intervento suppletivo e straordinario di disinfestazione anti-zanzare su tutto il territorio comunale per scongiurare la presenza di larve e insetti adulti. La misura preventiva è stata decisa contro il diffondersi della cosiddetta febbre del Nilo, una patologia virale spesso scambiata per comune influenza e che viene invece trasmessa dalla semplice puntura della zanzara tradizionale e in alcune regioni del nord ha avuto purtroppo esiti mortali per la popolazione. In Abruzzo, questo va detto, non sono stati segnalati casi del genere, come sottolinea l'amministrazione comunale di Pescara. L'ufficio comunale politica della casa del comune di Pescara si sdoppia e apre un distaccamento in via Caduti per servizio. Ogni venerdì dalle 10 alle 12 un dipendente del servizio edilizia residenziale pubblica sarà nei locali comunali assegnati all'associazione Insieme per Fontanelle e all'associazione Codici per incontrare sui temi appunto delle case popolari i cittadini, registrare i problemi o le necessità del quartiere e dare risposte concrete in tempo reale, oltre che informazioni sui servizi gestiti.
realizzazione dei nuovi servizi igienici, completamento della staccionata interna, installazione di un nuovo percorso per gli appassionati di footing e jogging e potenziamento delle aree gioco e delle aree picnic e soprattutto l'individuazione di una nuova area di sgambettamento per i cani in via Pantini. Sono alcuni degli interventi di riqualificazione che il Comune di Pescara ha messo in cantiere per due lotti della riserva naturale d'Annunziana. Appuntamento numero 84, oggi e domani con i weekend ecologici, ossia le chiusure al traffico del centro cittadino di Pescara, cioè la chiusura al traffico di via De Amicis, via Mazzini e via Regina Margherita, appuntamenti che si svolgeranno dalle 17 alle 20 per liberare dalle auto il centro urbano riconsegnato ai pedoni. Il Consiglio Comunale di Montesilvano nella seduta di ieri ha approvato la delibera che prevede la posizione di cartelli segnaletici che riportano la dicitura comune derazzistizzato. I cartelli raffigurano una sagoma nera stilizzata di un uomo che fa il saluto romano disegnata in un cerchio rosso di divieto a stile Ghostbusters. Verranno posizionati questi cartelli su Corso Umberto agli ingressi nord e sud della città. Sembra avviarsi a conclusione il confronto tra la consigliera di parità della Regione Abruzzo Letizia Marinelli ed il sindaco di Montesilvano Attilio Di Mattia, apertosi nei mesi scorsi sull'adeguamento delle quote rosa nella giunta. Lunedì nella sala consiliare del comune i due daranno i dettagli sugli effetti dell'accordo firmato lo scorso 19 giugno. Sulla vicenda ci sono i ricorsi della consigliera PDL Manola Musa e dell'attivista Elisabetta Vespasiani. Il MEIC, Movimento Ecclesiale ed Impegno Culturale, incontra la città insieme per un'economia a misura di persona. Questo è il tema dell'incontro che si svolgerà oggi alle ore 16 presso il Museo Vittoria Colonna in piazza Primo Maggio a Pescara. E invece si svolgerà dalle ore 15 alle ore 19 del prossimo 12 novembre l'incontro sul tema parliamo di DSA, disturbi cioè dell'apprendimento dalla parte dei bambini e non solo, che sarà organizzato dal San Stefar in collaborazione con altri enti, si terrà presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico Statale Da Vinci di Pescara. Tra i relatori appunto ci saranno esperti della materia e per informazioni si può chiamare il numero 08715740007, ripetiamo 08715740007. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo coperto al mattino e nel pomeriggio e cielo sereno in serata con temperature da 14 gradi e mezzo a 20 gradi e venti deboli. Domani si prevedono nubi sparse al mattino e cielo sereno nel resto della giornata con temperature da 14 gradi e mezzo a 24 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo in chiusura che la nostra emittente Radio Speranza in Blu trasmette sugli 87,6 MHz e online sul sito www.radiosperanzapescara.it ed è anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci.